Bastardo! Prima voglio sapere chi è. È quello che ha ucciso Cavano. Molto interessante. Così lavori per Ryan. E naturalmente saprai dove si trova in questo momento. Fatemi preparare una buca nella piazza. Parlerai, amico. Parlerai. Perché noi siamo molto interessati a sapere dove si trova Ryan. Dobbiamo fargli una sorpresa. Coraggio. Non vorrai finire divorato dalla sete e dalle formiche. Hai una bella faccia. Sarebbe un vero peccato vederla ridotta come quelle lì fuori. E se parlo, chi mi assicura la vita? Diciamo che se ci fai mettere le mani su Ryan, invece di ammazzarti lentamente, Pedro ti ucciderà in un regolare duello. Sei d'accordo? Allora? Ryan non prevedeva che tornaste così presto. Lui è andato a Redstone Pass. Incontro certi amici che l'aiuteranno a farvi fuori. E quando sarebbe questo appuntamento? Oggi. Redstone Pass è a circa 20 miglia da qui. Partiamo subito. Mi auguro che tu abbia detto la verità. Portatelo fuori. Avanti, riempi la buca. Non mi colpirare. Vedo che sei un uomo di parola. Tra 10 ore saremo di ritorno. Purtroppo per te saranno 10 ore di sole. L'onore di dargli il sale è tuo. Fuori dadi. Thank you.
guarda, guarda. Ombre, che porti su quel volo? Amico, fermati, se no il prossimo te lo pianto in testa. Così sei arrivato prima di me. Troppo curioso. Stai entrando o uscendo da quel buco? Sei diventato piccolo piccolo. Non sei abbastanza grande per girare il mondo da solo. No! Forza, forza piccolo, su! Prova se riesci a uscire da te. Ehi, non è il momento di scherzare, nonno! Signore, non so chi siate, né tu né il tuo amico, ma sento che è il buon Dio che vi manda per aiutarci contro i nostri aguzzini. Attualmente io non credo di avere rapporti così stretti col buon Dio e non ho ricevuto nessun messaggio da lui. Sono qui per motivi personali. Comunque può darsi che i nostri interessi coincidano. Penso che tu abbia inventato qualche storia per allontanare Walcott e i suoi uomini, giusto? Sì. Tra quanto pensi che saranno di ritorno? 4 o 5 ore. Cioè tutto il tempo per prepararci a riceverli. E adesso statemi bene a sentire. Dovete scavare un fossato da là a laggiù. Largo 2 metri e profondo 1. Riempitelo di rami e di tutto ciò che può bruciare. All'interno della porta fate una grossa barricata. Entro 5 ore dovete aver finito. Muovetevi! Andiamo, andiamo, sono presto!